Excuse my Italian. Il video o persone italiane che cantano dai loro balconi sono fonte di ispirazione per tutto il mondo. Canterò qualcosa per te. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi. Questo è il grande prato della. Farli piangere vivono in te, quattro non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche tutto lascerai, per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei, ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Quattro non l'abbandonare, chi mancherà. E la sera cercherà tra le braccia tue, tu te ne prometto tutte le speranze per un mondo d'amore. Bellissimo poter duettare con John Baez, solo questo te lo permette la realtà virtuale. Benvenuti alla 15ª puntata di Casa. Voglio ringraziare tutte le persone che ci stanno seguendo. Aspetta. Sono felicissimo. Che succede? Alberto, che succede? È successo qualcosa al mio microfono? Veramente? Non si sentiva niente? No, perché io ho detto delle cose e non so se riuscirò mai più a ripeterle così importanti e determinanti. Scusate. Dicevo, no, figurati. Stiamo andando in onda in diretta su Telemia. Saluto tutti i telespettatori e i miei amici calabresi che ci stanno guardando, che ci scrivono e che ci seguono da tutte le parti, che ci seguono da tutte le parti del mondo. Ecco. E poi ringraziamo anche dell'universo, diamo in replica intorno alle 12:05. Oggi stamattina l'ho vista, veramente era una trasmissione, non sembravamo neanche noi, cioè io non sembravo io, Alberto non sembrava Alberto, cioè non sembrava il trabucco di sempre. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo cambiato nome, da diretta web casa eccetera eccetera, oggi si chiama diretta web casa Marcello, un'idea strepitosa, anche su Facebook. Già vi siete, ma non è possibile che già su Marcello mi passi il microfono perché c'è qualche problema. C'è un problema. Intanto andiamo avanti col panoramico. Appoggialo sul tavolo. Ok, va benissimo, benissimo. Comunque mi senti con il panoramico? Sì. Allora volevo vedere quante persone già scrivono, sono tantissime. Eccole qua, Chicca Dolly, buonasera a tutti, Carmine Cestari, immancabile, Paolo Stardi, ciao, Carlo Petrarolo, ciao, Marcello Fanpage, che è la mia pagina di fan, Prophet, Marcello ci sono anch'io, eccoli qua, ti adoro, anch'io ti adoro, la Giusi, ciao a tutti,
Ecco qua, vedete ancora Angela Manna, buonasera a casa Marcello, buonasera a tutti, Giulia Ferri, il suono fa casino, lo so, ce ne siamo accorti, c'è stato qualche problemino. Diretta Volpe Zero dice ciao, Giulia Ferri dice vai, viene l'ego, Marcello dice non si sente il microfono. Adesso stiamo cercando la situazione. Stiamo cercando la situazione di rimetterla a posto. Adesso va? Funziona? Pare di sì o pare di no? Lo lascio sul tavolo. Che faccio? Sì. Ok, perfetto, allora lo prendo. Molto bene, ma sapete, io amo lavorare in questa situazione anche perché ci possiamo permettere anche delle piccole. Sbaffature. Adesso si sente perfettamente? Si sente perfettamente. Quello che ho detto purtroppo non lo posso ripetere perché erano delle cose troppo importanti che io ho detto dal profondo del mio cuore e adesso non le ripeterò mai più. Allora fan, amici di Telemia, amici di Casa Marcello, amici di Teleuniverso, ci colleghiamo con un grande ospite, è un cantautore della scuola genovese, molto 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 profondo come musicista, come poeta, sto parlando di Francesco Baccini che adesso chiamerò, ecco qua, metterò prima la musica a concia, ecco. Francesco, rispondi, ti prego, che già la puntata lo vedo che sta partendo in maniera particolare, tecnicamente. Bene, se non rispondi vi farò sentire tutta la canzone, l'opera di Vivaldi, fino alla fine. Francesco, rispondi. Francesco Baccini. Pure prima ci abbiamo parlato. Poco fa ci abbiamo parlato con Francesco, a questa voce. Dobbiamo chiamarlo al telefono normale. Perché vediamo se non risponde. WhatsApp non squilla. La voce che avete sentito poco fa è del mio socio carbonaro Alberto Trabucco. Adesso provo a chiamarlo al telefono normale e vediamo se risponde. Dicevamo, Baccini è un grandissimo cantatore, la sua storia è cominciata da Maurizio Costanzo, vi ricordate? E da ospite è diventato. Francesco! Io ti sto chiamando, però tu non mi rispondi da WhatsApp. Sì, ti ho risposto, ma mi è caduta. Aspetta, riprovo, eh. Ciao. 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 Adesso riproviamo un'altra volta. Adesso in minore, questa è la parte in minore, sentite. Eccolo! Ciao Francesco. Benvenuto. Benvenuto in casa Marcello. Benvenuto in casa Marcello. Benvenuto in casa Baccini. Tu dove abiti, Francesco? Io abito in zona Lago di Como, ramo di Lecco, zona Promessi Sposi. Zona Promessi Sposi. Io ti facevo a Bologna, invece, scusami, ti facevo a Genova. Invece tu non. E invece sono scappato da Genova un sacco di anni fa, sono finito prima a Milano e poi sul Lago di Como. Ma Genova quanto? Quando noi ci siamo visti, tu mi hai fatto dei racconti meravigliosi dell'inizio della tua carriera. Sì, e beh, cioè, è un film. Tu è un film, tra le altre cose tu sei anche un grande regista. Me la vuoi raccontare, l'inizio prima di andare da Costanzo, prima che tutto cominciasse? L'inizio era che a un certo punto io lavoravo al porto di Genova. All'inizio è che ho cominciato a suonare pianoforte da bambino, poi vabbè, la musica è sempre stata la mia passione. A un certo punto mi sono ritrovato a avere il lavoro di mio padre, che è morto quando ero piccolo, e quindi ero il capofamiglia praticamente, quindi dovevo andare a lavorare
al porto. E dopo un po' di anni sono impazzito perché non era la mia vita. Ho mollato tutto, ho preso la macchina, sono andato a Milano e diciamo che ho passato un annetto in macchina. Hai passato un annetto, infatti me lo raccontavi che Un annetto hai in vissuto macchina, in macchina. un VUCA, anche perché i soldi, praticamente, mi sono licenziato, ho preso la liquidazione, l'ho lasciata a mia madre e mia sorella. Ho preso la macchina, me ne sono andato, proprio sono scappato di casa. I famosi scappati di casa. Per Famosi scappati di casa. fortuna che non esisteva il telefonino all'epoca, se no ero un uomo rovinato. Vedi che fortuna. Telefonavo ogni tanto col gettone. E dalla sera, sì, sono ancora vivo, ciao. È caduta la linea. E quindi andavo tutte le mattine a fare il giro delle case discografiche, proprio a bussare, a prendere appuntamento. All'epoca c'erano i famosi direttori artistici che prima o poi ti stavano a sentire. E la prima che mi ha, come dire, la prima che ho incrociato nella mia vita si chiamava Marma Yoghi, che all'epoca era il direttore artistico della Fonicentra. Ma lei ha creduto subito in te, cioè ha Era smarca, capito. ma ha capito che avevo il talento, però diceva una frase che mi sono sentito dire negli anni: "No, ma Cini sei forte, uè cazzo come parlerei, uè cazzo, sono uguale". Ma però questa roba come fa a diventare un disco? E dicevo, ma come fa a diventare un disco? Se vai in studio si suona. E lei diceva, no, ma perché è strana, cambia tre tempi una canzone, perché io facevo le canzoni e cambiavo tre tempi, torna di moda e la cambia tre tempi. E mi diceva, non è possibile. E dicevo, perché non è possibile? Boh. E quindi, poi dopo Marma Yonchi, a un certo punto, un bel giorno sento, siccome ero in macchina e c'era la radio, sento la voce dei Pooh che mi dice: "Se mandi una cassetta alla CGD diventerai come noi". No, aspetta, non ho capito, una voce dei Pooh. Dei Pooh Uno alla dei radio, Pooh. tutti e quattro Ah, insieme. perché loro, certo, Mi dicono: armonizzavano. "Se mandi la cassetta alla CGD diventerai come noi". E dico: "Boh, io ci provo a mandarla". Allora mi ricordo che andai in casa di una mia amica che aveva il mangianastri, sempre Come per mangiare. no, certo, il Il geloso. pianoforte, a registrare sta cassetta a pianoforte, una roba pianoforte e mangianastri. E Io qual era la mandai sta canzone? cassetta, Qual era la canzone che hai registrato? Quale canzone hai registrato? Quelle che poi sono diventate famose? A fotomodelle, certo. e mandai sta cassetta. A un certo punto, siccome ogni tanto avevo lasciato il numero di telefono di sta ragazza, perché ogni tanto andavo lì. E un giorno mi chiamano e mi dicono: "Guarda che ti hanno cercato dalla CGD, hai fatto un concorso". Dico: "Sì". E io: "Guarda che vai subito perché ti hanno cercato". Porca E io miseria. pensavo di aver vinto il concorso. Quindi mi presento alla CGD, che all'epoca era un grattacielo Mi di ricordo, 30 piani in mi via ricordo. Quintiliano. Arrivo e siamo in 1900. Praticamente c'era tutta la musica italiana del futuro. Chi C'era è? Chi Tarico c'era Puglia. oltre te? Chi c'era C'era oltre te? Tarico Puglia, Amasini, i ladri di bicicletta, c'eravamo tutti. Allora, di questi 1900 rimaniamo in 800, poi in 600, in 400, alla fine rimaniamo in 4. Chi eravate? Chi eravate? Gli altri non hanno mai, non sono mai, non hanno mai fatto praticamente niente. C'era un interprete maschio, un interprete donna, un gruppo e io come cantautore. A un certo punto la casa discografica decide di puntare sull'interprete maschile, questo un ragazzo, e decidono di mandarlo a Sanremo. Ma dai, ma chi E era? ma senti che storia assurda. Io all'epoca, siccome appunto dormivo in macchina, perché non era scaduto un contratto, Pazzesco. ma non prevedevano soldi, era una specie di opzione. Però avevo capito che alla CGD c'era una mensa e io tutti i giorni andavo almeno mangiavo. E ti chiedevano questi, intanto c'erano 1.000 persone che lavoravano lì dentro, dicevano: "Ma sarà un fattorino", ma che io li mangiavo. E intanto sentivo tutti i discorsi che facevano. E siccome sto ragazzo era diventato, come dire, quello su cui puntava la casa discografica, allora io sentivo i discorsi, no, dalla mensa. E praticamente vengo a sapere che chiamano Mogol a scrivere il testo della canzone. Chiamano l'arrangiatore di Elton John ad arrangiarla. E dici: "Porca miseria, questo qui fanno un lancio della Madonna". L'arrangiatore di Certo, Elton John, Mogol certo. fa il testo.
tutti che parlavano solo, sentivi solo il suo nome. E io andavo lì a mangiare la mensa e sentivo i discorsi. A pancia piena. A un certo punto, all'epoca, praticamente era una formalità, era già dentro. All'epoca facevano una specie di selezione per i giovani di Sanremo, era l'89, 88, 89, 88. Facevano a Milano, al Teatro Smeraldo, una specie di selezione di, non so, di 30 ragazzi, di cui ne rimanevano 12 che andavano a fare Sanremo Giovani, punto. Finiva, cioè, in una giornata avevano risolto tutto. Quindi, praticamente, pensavano che questa selezione fosse una formalità. Il giorno della selezione, tutti agitatissimi alla mensa, io il giorno dopo mi presento, silenzio di tomba, dico, ma ragazzi, ma... E dico il nome dei ragazzi, perché non sentiva più... E scopro che non l'avevano preso. Era Madonna, poraccio. Questo ragazzo che tra l'altro si era licenziato dal lavoro, mollato la fidanzata, mandato a quel paese la famiglia, perché tutti... Cioè, questo se aveva un lavoro dicevano fisso. Io, capisci, adesso c'ho l'arrangiatore, Elton John. Oh, sono in una condizione che ho una casa discografica che crede in me, mi porta Mogol, mi porta l'arrangiatore di Elton John, è fatta. E invece niente. Zero. Povero. Non ha manco fatto un 45, manco un singolo. Niente. Allora, a un certo punto è bellissimo perché io sentivo questi discorsi, tutti con la faccia depressa, tipo Fantozzi quando arriva il direttore galattico. Tutti A un certo punto, qualche giorno dopo, passo da questa mia amica, che era quella che aveva il numero di telefono, era il mio numero di telefono in realtà, e mi dice, ma guarda che ti stanno cercando dalla CGD, ma devi correre subito. Dico, ma sono tutti i giorni lì a mangiare la mensa, cosa dici? Ma no, ma guarda che hanno chiamato ancora ieri, hanno chiamato 4 volte ieri, devi correre subito. Vabbè, vado, arrivo alla CGD, tutti che mi vengono incontro abbracciandomi, finalmente bacini, finalmente, ero qui a mangiare anche a mezzogiorno, e mi portano su all'ultimo piano, tipo, veramente, direttore mega galattico, io ero Fracchia, e praticamente arrivo su, ci sono tutti i capi, Caterina che mi abbraccia, mi bacia, dico, che cazzo è successo? E mi dicono, guarda, la tua canzone Mamma dammi soldi sarà la sigla di Sanremo 88. No! Dico, scusate, cioè? Ma state scherzando? Cioè, praticamente io che non ero esistente, io mangiavo la mensa e pensavo di essere fattorino, e mi dicono, sì, guarda, la canzone è tua, la canti tu, guarda, c'è solo un problema, il nome. Sai, Francesco Baccini, non funziona, non funziona, così dice. E qui c'era una scena veramente da film, che a un certo punto c'era una specie di lenzuolo attaccato al muro, sai, tipo la lapide, cavolo, con sopra non la lapide. Uno dei direttori va lì, scopre la lapide e appare il mio nuovo nome. Com'era? Espressione musica. Come? Espressione musica. No, non ci posso credere. Cioè, tu ti chiamavi Espressione Musica? Allora, se tu vai a cercare la compilation Sanremo 88, che ci sono tutti i pezzi di Sanremo, c'è uno che canta la canzone Mamma dammi soldi, che si chiama Espressione Musica, e sono io. No, io adesso vado su Google e la vado a cercare. Vai a cercare Espressione Musica, ero io. No, non ci posso credere. Fantastico, perché... Io dicevo, ma che cazzo di nome è Espressione Musica? Sembra un negozio di dischi, cavolo. Dice, non è un nome. Da. E praticamente facemmo un videoclip, che tra l'altro si trova su YouTube anche, vedi, me giovanissimo, e dove c'è anche un giovanissimo Ruggeri che fa finta di fare produttore. E praticamente i ragazzi che hanno fatto con me il concorso mi facevano il coretto. E chi erano? Uno era quel ragazzo lì che poi non ha mai fatto più niente, che doveva andare a Sanremo. E gli altri due si chiamavano Gianna Cerchiere e un gruppo che si chiamava Costa Bravo, che non hanno mai fatto praticamente poi nulla. Aspetta un attimo, Francesco, l'ho trovata.
questa girava parecchio in radio. Me la ricordo, me la ricordo, era molto carina. Allora, ma senti che storia. Allora, praticamente facciamo questo video che diventa la sigla di Coda di Sanremo. Che se vai su YouTube vedi anche il video. L'ho visto. Anche con i titoli che scorrono. L'ho vista, ed è quello che abbiamo mandato in onda adesso, Francesco. Ah, e praticamente questa sigla... Allora, l'unico anno che Sanremo finiva alle 3 di notte, io ho fatto la sigla di Coda. Quindi non lo guardava nessuno. Lì, finiva Sanremo a mezzanotte. A mezzanotte si collegavano col Pala Rock, dove c'era Massarini, certo, con tutti gli ospiti stranieri. E finiva alle 2, alle 3 di notte. E dopo Massarini c'era questa sigla. Quindi l'hanno vista i panettieri, mezzanotte, esatto. La donna che a 90 anni puntava la sveglia alle 3. E però la nota un signore che anche tu conosci, che si chiama Renzo Arbore. Oh, come no, certo. Che faceva la trasmissione radiofonica in quel periodo. Sì. Renzo sente la canzone e praticamente mi invita a Doc. Che era la trasmissione di punta musicale di Rai 2. Musicale del momento. Ci sono stati tutti veramente i più grandi. Sì. Ma pensa che io ho fatto la puntata mia, c'era Jimmy Smith, l'organista Lemmond, e poi c'era un signore che l'hanno portato in braccio, che era il trombettista, come si chiama? Ho un lapsus clamoroso, una superstar mondiale. Grande trombettista di Dizzy Gillespie? No, uno molto magro, che è finito male, è finito giù dalla finestra. Adesso sai quando c'hai il lapsus? Sì, non mi viene in testa neanche a me. Chet Baker! C'era Chet Baker che l'hanno portato in braccio, che pesava 30 kg, con la tromba, e io mi sono visto questo mito vivente, vivente ancora per poco, perché da lì a poco poi credo che abbia fatto una brutta fine, anche un po' drammatica. E quindi andai da Caterina e gli dissi: Caterina, io ad hoc non ci vado con il nome di Espressione Musica, io ad hoc ci vado come Francesco Baccini. Bravo. E allora subito tentennò, dico: no, io non esiste. A quel punto lì andai ad hoc come Francesco Baccini, e da lì mi sono riappropriato del mio nome. E poi da lì è nato tutto. A me ogni ospite che è venuto in trasmissione da me, mi piace raccontare tutta la prima parte della loro vita, della loro esistenza, prima che poi arrivi l'occasione. E tu l'hai raccontato. Guarda, alla fine io ho tante storie, poi si assomigliano, perché uno quando comincia a suonare parte da meno, io sono partito da zero, anzi da meno due. Quindi mi sono fatto un'altra fila che non finiva più. A un certo punto ho avuto questa fortuna, perché probabilmente la CGT aveva uno spazio Sanremo, eliminandogli il giovane, aveva questo spazio della sigla. Allora, certo. Siccome c'erano questi quattro giovani, che tra cui c'ero io, e io ero l'unico che aveva canzoni, perché gli altri non ti interpreti, e scelsero una mia canzone e dissero: ok, che figata. Se avessero preso l'altro a Sanremo, probabilmente io la storia, non la storia sarebbe così. La storia sarebbe cambiata. Senti, invece la prima canzone che hai presentato... Allora, è bellissimo che l'arrangiamento di Mamma dammi soldi, siccome non volevano spendere molti soldi... Cioè, a quello, guarda, scusami Francesca, a quello gli prendevano l'arrangiatore di Elton John, con te non volevano spendere soldi. Allora, a me mi dicono: guarda, c'è un ragazzo giovanissimo, molto bravo, che all'epoca aveva avuto solo 20 anni, e insieme ci siamo messi a fare l'arrangiamento. E chi questo era? Signore che chiamava Rocco Tani, che era poi come no? E quello che sono diventati in realtà sinistra di Elio e le Storie Tese. Elio e le Storie Tese, anche grandi intrattenitori. Ricordo che all'epoca mi faceva sentire le cassettine, cioè, sai, ma anch'io sono un gruppo, e mi faceva sentire le cassettine di Elio che registravano in un locale, perché erano un gruppo che è nato in un locale a Milano, in un club. Certo, che in quel gruppo c'era anche... Tipo Cara Ti Amo, che proprio l'inizio.
Come no? Senti, Francesco, ci vogliamo io secondo me noi ci dovremmo ricollegare perché la tua storia è talmente ampia, è talmente piena di cose belle da raccontare che dobbiamo, poi tu in questo momento che sei recluso in casa come tutti noi, sì. Stai facendo una regia meravigliosa di un fantasma che ti gira per casa. Pazzito, siccome per passare il tempo qua suoni, film, legge, a un certo punto dici adesso cosa faccio? Perché qui siamo già un mese, A un certo punto, un giorno, col mio telefonino, praticamente decido di inventarmi che in casa mia gira un fantasma. E questa cosa qui, da scherzo, è diventata che sono la sesta puntata di una web serie, tutta girata da me, dove ovviamente uso tutto quello che ho in casa, dai miei cani a oggetti, ed è nata una storia che si chiama Il Fantasma Philadelphus, che è una storia completamente surreale. Sono arrivato alla sesta puntata. Me l'hai mandati, poi la prossima volta li mandiamo in onda, ti va o no? Dai, ok. Senti, ci lasciamo con una canzone, ti va? Dai. C'ho anche del reverbero, C'ho del reverbero. Andiamo un po'. Visto che qui di donne non se ne vedono più, in questa casa ormai c'è solo un bassotto che gira, allora me ne canto. Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare, a far l'amore, fanno da mangiare, sanno cucinare, se odiano stirare, e sa far l'amore, ed io che sono uno spirito maligno, mi muovo di notte con l'istinto di un vampiro, fammi capire un po' se ci stai oppure no. Le donne di Padova guardano dietro ai vetri, le donne di Padova non hanno mai segreti, le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme, le donne di Napoli si gettano tra le fiamme, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione, e anch'esse fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare, e sa far l'amore, e fanno da mangiare, sanno cucinare, sì, odiano stirare, e sa far l'amore. E qui il finale drammatico, perché è così, come in questo momento, le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare, so far l'amore, e faccio da mangiare, odio ricamare.
prima anche l'amore, ma ormai è un particolare, dai. Da, 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 da. Grazie Francesco, grazie Dante. Ciao Marcello. Ti potrò richiamare? C'è anche il bassotto che saluta. Salutami il bassotto, ciao. Come si chiama il bassotto? Si chiama Piedino, eccolo qua. Ciao. Un ciao. Saluto. Ciao. Ciao Francesco, grazie Dante. Grazie. A tutti, ciao. Grazie, grazie. Bello, 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 bello. Molto. Abbiamo provato anche a fare questa cosa di accompagnare da casa Marcello nelle case dei nostri ospiti, cosa molto 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 difficile. L'appuntamento consueto che abbiamo tutte le nostre puntate con Massimo 5, lo ripeto sempre, è un grandissimo autore, lo voglio dire alle persone che si stanno collegando, sono in linea con noi a Teleuniverso, a Telemia, è un grandissimo autore, una grande penna. Ci dà anche dei consigli su come questa trasmissione mandarla in onda, ha una sua supervisione, ci sentiamo quasi tutti i giorni e quasi ogni giorno. Aspetta che non ho messo la musica, aspetta. Eccolo. Ah. Buonasera. Cos'è? Casa Marcello, lì? Casa 5? Sì, sì, qui è casa 5. Dunque, come cominciamo? Sempre con ma la magliettina. Che maglietta hai oggi? Guarda quant'è carina questa. Guarda qua. Ha un pesce? Un pesce che si mangia la corona. La corona, questa è molto carina, molto, molto, molto carina. Molto carina. Chi è? Il pesce d'aprile, perché in questi giorni, in questo giorno di pesci d'aprile ce ne sono stati parecchi, ce ne sono stati molti, e non tutti... come dire, divertenti. No, difatti abbiamo scelto di non mandarli in onda perché non si capisce mai se è uno scherzo. Benissimo, sia tu che Alberto avete fatto benissimo, perché non è una cosa assolutamente educativa, perché lo scherzo è bello finché dura poco, e in questo caso lo scherzo stava diventando veramente maleducato, non era uno scherzo adeguato, quindi ho visto dei post su Facebook in giro che sono veramente orrendi, quindi non ci facciamo. No, non ci piace. Ti leggo taluni, tal'altri non te li leggo, ma taluni te li leggo di messaggi che stanno arrivando sulla nostra chat. I tal'altri. Giulia Ferri ti fa un grandissimo applauso. E tanti stanno aspettando, vedi Mauro Lo Sole sta aspettando le tue parole, pende dalle tue labbra direi. Ma c'hai anche una parola oggi da aggiungere al nostro vocabolario? È una parola straordinaria. Che parola è? Infodemia. Come? Infodemia. La parola è infodemia. Una parola, sembra una parolaccia, sembra una cosa brutta. Che cos'è l'infodemia? È una crasi tra... Hai fatto la crasi? Hai fatto la crasi? Sì, perché faccio le crasi io. sei uno che fa le crasi, lo so. C'era una battuta di Christian De Sica. Come no, ecco. Eppure non mi sembra. Sì, hai fatto la crasi. No, io veramente ho fatto la crasi. No, io non l'ho fatta la crasi. Mi dispiace, guardi. Forse mi è scappata. Mi è scappata. Quindi la crasi, qual è la crasi? È l'unione di due parole. Informazione ed epidemia. Tu pensa che il direttore generale della RAI, Salini, ha caricato di Bella, direttore di Rai News, di controllare le notizie che la RAI manda in onda come informazione. Perché? Perché sta accadendo una cosa sconvolgente. Ci sono tante informazioni che non sono totalmente fake, ma sono una serie di informazioni che girano sul web, che girano su WhatsApp, ovunque, che sono quelle informazioni per cui quando ti arrivano rimani quasi nel dubbio, ma sono messe in maniera tale, scritte in maniera tale, per cui dici, beh, però c'è, porca miseria, forse hanno ragione a dire questo, certo, mentre certo. Sono totalmente inventate, totalmente false. Ecco, questa è l'infodemia, cioè questa un'epidemia di informazioni false, di fake news, alle quali dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione. E a me questa è una bellissima parola.
sicuramente più forte di Perbacco. O tu sei innamorata ancora di Perbacco? Di Rindina, Perbacco, diciamo. Sì. E aggiungiamo anche Crasi? L'aggiungiamo Crasi? Metti anche Crasi, certo. Crasi. Quindi Alberto, tu hai fatto una Crasi? Hai fatto una Crasi? Io prendo appunti. Lui Alberto prende appunti. Alberto ogni tanto le fa le Crasi, l'ho scoperto. Ma solo la mattina, però. Che scemo. Senti Massimo, ma tu mi hai mandato uno scritto bellissimo via email, ma chi te l'ha mandata quella... Laura Massacra è una collega, un'autrice, adesso credo che stia a Vita in Diretta, e ha scritto sto post su Facebook di un incontro ravvicinato del terzo tipo che gli è capitato ieri mattina al supermercato. E sarebbe carino che tu la leggessi. Tu vuoi che io lo legga? Che io lo legga? Eh sì, certo. E allora la leggo? Con musica o senza musica? No, un po' di musica ci sta sempre bene. Allora, adesso metto una musica. Ecco, vediamo un po' se questa va bene. Bella, aspetta, mi devo però avvicinare perché devo prendere il foglio che ho stampato. Vado, Sì, dai. Oggi in fila fuori dal supermarket una coda di signori assorti, tristi, depressi, silenziosi e un po' alienati. A un certo punto un ragazzo dietro di me mi chiede di potergli tenere il posto perché ha un problema alla gamba che non gli permette di rimanere immobile in posizione retta e deve dunque impiegare il tempo dell'attesa camminando. Dietro di me, poco dopo, si mette in fila una signora anziana. Le comunico che prima di lei in fila c'è anche un ragazzo, ma lei sembra fare orecchie da mercante. Quando lui ritorna, la signora comincia a fare storie, a baccagliare, a borbottare, lamentandosi che non è possibile tenere una fila senza stare fisicamente in coda. Allora, io chiedo al ragazzo di prendere il mio posto davanti alla signora e slitto io dietro di lei, così da alleviare le pene dello sconosciuto e non rallentare l'attesa dell'anziana donna. Ma dal momento che la signora non sembra affatto sollevata dal mio gesto e che continua a rimproverare il ragazzo con parole mortificanti, io alzo il tono della voce e dico a tutta la fila: signori, non è il caso di litigare per così poco, abbiamo tanto tempo, è una bella giornata e possiamo approfittarne per fare una bella chiacchierata di gruppo tutti insieme. Uno scroscio di applausi si diffonde in tutta la fila, al che il ragazzo salta su e dice: ne approfitto per ringraziare pubblicamente questa ragazza perché è la prima persona che vedo sorridente e garbata in 21 giorni di solitudine casalinga e di notizie che mi hanno gettati in una depressione nerissima. E io ribatto guardando il drappello attonito. Signori, la gente muore, è vero, ma sorridere alla vita ora è un atto di resistenza civile. Facciamolo finché possiamo. Poi sono entrata nel supermarket lasciando dietro di me un manipolo di persone che si sorridevano a distanza. Bello! Bellissima. Ringraziamo. Bellissima. Beh, veramente bella. È uno dei rari momenti nei quali, in effetti, quindi dice giustamente Laura, anche se a distanza si può parlare con degli sconosciuti. Sfruttiamolo, utilizziamolo e facciamoci un sorriso, anche se a distanza, che credo che sia un'arma con la quale possiamo sconfiggere la nostra forzata solitudine. Eccoci. Da Vicolo del 5, tu ti sei trovato di fronte a un foglio bianco e l'hai riempito delle tue idee o no? Sì, prima di questo però ho ricevuto tramite te uno scritto di un nostro appartenente alla nostra comunità che è Mauro. Ah, Mauro Lo Sole, Mauro Lo Sole, certo. Mauro Lo Sole, esatto, che ha scritto questo. Roma sei unica. Aspetta Massimo, aspetta che ti metto la musica. Ah sì, certo, assolutamente sì, ci mancherebbe. Dammi via. Eccolo. Vai. Roma, oggi mi sembri più bella e famosa, sicura di te. Non hai paura di niente, il tuo fascino e il mistero delle tue spoglie lasciano respirare nell'aria quella melodia
quel profumo di storia che te rendono eterna. Bravo Mauro. Bravo, bravo Mauro, bravissimo. Bravo Mauro, bravissimo. Lo Sole, che scrive sempre nella nostra chat, un nostro ascoltatore affezionados. Senti, prima di passare al mio raccontino quotidiano, posso fare un salto indietro al supermercato? Perché sì, vorrei ringraziare tutti quei commessi che stanno lì dietro i banchi a servirci, con anche con grande fatica, con grande difficoltà, un po', diciamo, timorosi, anche certo, impauriti, perché se la rischiano, che potrebbe certo avvenire loro. Allora, l'altro giorno sono andato a fare la spesa al supermercato e mi sono inventato questa piccolissima cosa, proprio quasi veramente piccola. A tutti alla fine io gli ho detto arrivederci e buon lavoro, sorridendo a questi signori. Devo dire che a un certo punto, quando si sono resi conto che lo stavo facendo a tutti, e mi hanno guardato da una parte con gli occhi meravigliati, sorpresi, e dall'altra felici e sorridenti. Ci vuole poco. Ci vuole poco, bravo, bisogna avere una grande sensibilità che tu hai, Massimo. Se no non saresti quello scrittore che sei. La possiamo avere tutti, Marcello, ce la possiamo avere tutti, sta sensibilità. Senti, andiamo al raccontino? Se vuoi io ti metto la musica di sottofondo e riempi, sì, e riempi la nostra anima. Che il foglio è quello giusto. Alberto sta facendo, sta lavorando. Alberto sta facendo il video, il fonico, l'attrezzista, il produttore e l'autore. Poche cose. E l'autore oggi, anche, sì. Oggi sì, poche sì, cose. Ok, va bene, quando vuoi. Quando vuoi. Qualche giorno fa abbiamo parlato del Colosseo. Mo lì sotto c'è sta un'altra cosa imponente che fa restare col naso su tutta la gente. È l'Arco di Costantino, che quando che questo sconfisse Massenzio a Ponte Milvio si disse dopo sta vittoria sconvolgente, il popolo di Roma se merita di vedermi passare lì sotto con tutta la corona. Dopo tanti anni che fu inaugurato, ci fu un altro grande evento mai dimenticato, la Maratona dell'Olimpiade di Roma. Un fregnetto piccoletto che si chiamava Abebe Bikila e che veniva dall'Eritrea arrivò primo a quella gara lì, e una volta che sotto l'arco fu passato, pure lui, re di Roma, fu incoronato. Dopo che se lasciamo alle spalle quell'arco, te butti un po' a mano manca e te ritrovi in viale lungo, lungo, largo, largo. Pensate che la domenica o chiudono e ci vanno a portare i ragazzini per farli giocare proprio là. I genitori gli dovrebbero raccontare che lì, proprio lì, tant'anni fa, si svolgeva la vita di sta grande città. Quello era il Foro Romano. Si scendi lì sotto, in un batter d'occhio ti senti riportato a tanti anni fa. Pensate che roba, prima ancora di quel tempo là, Romani e Sabini si scontrorno e si ammazzorno lì. Perché? Molto venga a dire. Romolo un giorno, guardandosi intorno, disse: oh regà, e qui se volemmo procreare qualche donna, se dovremmo procurare, sapete che vi dico? E che c'è sta un sito dove ci stanno a volontà donne, andiamosene a piazza. E fu così che i Sabini si incazzarono e le donne indietro reclamarono. Romolo ci provò a dire: ma lasciatele qua, le trattiamo bene, le famo mangiare, le famo bere, dormire, basta che ci fanno qualche ragazzino proprio qui. Allora Romolo, falla finita, ripiete i giocarelli che ti sei portato e tornatene là. Là indietro, non sei partito. Romoletto allora gli fece: non di così, che te do un fascia tu sganassoni sul culo tu carcioni. Quell'altro gli rispose: ah beh, mo stai a provocare, e mo te faccio vedere chi sono i Sabini, prieti tosti e pure un po' burini. E lì cominciarono ad essere di santa ragione, carci, cazzotti, mazzate, botte d'orbi e tante torturate. Sembrava che sta battaglia non volesse finire. Quando? Che a un certo punto un coro di voci angeliche fece: oh, ma la volete finire? Grandi e grossi e tanto crediti, sempre a fare i ragazzini. Che non lo sapete, se continuate così, vi potete pure far male, rischiate di andare a finire all'ospedale. State buoni, venite qui, vediamo noi, ragazze, quello che dovete da fare.
Allora, ecco, ogni Sabina che sta qua, come se sceglie un uomo di qua oppure di là, così si raggiungerà la perfetta parità. L'uomini a quel punto, sorpresi da tanta intelligenza, per mantenere appunto, fecero un po' i ritrosi. Ma vabbè, insomma, sì, certo, ma boh, però, ma sai, non lo so, vediamo un po', ci penseremo. Alla fine, però, dissero, vabbè, va, sapete che vedimo? Fate un po' voi, noi vi seguimo. I fori romani cominciarono allora. E non te puoi sbagliare se furono le donne a cominciare la storia. Eh sì, perché l'uomini, come sapete, strillano, sbraitano, fanno obiezioni. Ma poi si sa che fanno sempre la figura dei gran coglioni. Ecco qua. Anche oggi. Anche oggi è questa. Bravo! Beh, il finale fantastico. Ti faccio tanti complimenti, Massimo. Tantissimi. Grazie. Complimenti. Grazie. Noi che facciamo? Ci sentiamo stasera. Ci sentiamo dopo per le dovute considerazioni. Assolutamente. Bene, ci vuoi ciao Alberto. Ciao. Senti, scusa, mi vuoi lasciare una parola? La lasciamo così. Butta una così. Parola così. Precipitevolissimevolmente. Allora lasciamo questa, precipite benissimo. Ciao Massimo, grazie. Ciao. Ok, ciao, grazie. A domani? Ciao. A domani, ciao. Grazie, ciao. Allora è il momento di un altro ospite, una donna di televisione, un'amica del pubblico italiano, di Rai 1, di Rai 2, ha fatto tantissime trasmissioni, è una giornalista, è un'amica del pubblico di televisivo. Ecco, mi ha scritto che ti sei dimenticato, no? Ecco Monica, ti sto chiamando. Trattasi di Monica Leofreddi. Eccola, dove sta? Eccola qua. Lei non risponde perché giustamente, non essendoci la musica. Ehi. Ecco, ma che ti sei messa per storto? Così. No, se vuoi, come vuoi tu. Tanto tu sei sempre bella, messa orizzontale, messa verticale, sei sempre una donna stupenda. Beh, ora, che fai? Sei bellissima. Come stai? No, ma scusa, che ho fatto una gaffa, mi sa. Ho detto una cosa e non me ne sono accorto che poteva avere... Oddio, scusami Monica! Scusa. Non ti preoccupare, fa sempre piacere, soprattutto di questi tempi. Senti Monica, tu dove stai? Dove abiti? A Roma. A Roma, in centro, dove abiti? No, Roma Nord, diciamo, Roma sopra Nord. Lo Stadio Olimpico. Sopra lo Stadio Olimpico. Che effetto ti sta facendo sentire questo silenzio assordante? Ma guarda, devo dire che è abbastanza inquietante. Mi fa più impressione uscire che stare in casa, in effetti. Perché quando esco, cioè mi rendo conto, e tanto... fortunatamente che tutti stiamo rispettando le regole, insomma quasi tutti, però dalla maggior parte sì, e però si fa impressione. Soprattutto mi è capitato di fare delle dirette per Storie Italiane dal centro, quindi una volta al Pincio, una volta al Quirinale, una volta a San Pietro, e vedere il centro di Roma deserto è spaventoso, sembra veramente una scena apocalittica di un film, più di queste zone più o meno, diciamo così, residenziali, no? Dove il centro di Roma vuoto è sì. Veramente molto pazzesco. Tu hai una bellissima famiglia. Quanti figli hai? Due. Ma e niente a che vedere con la tua tribù. Vabbè, cioè, hai vinto 11-4. Lascia, ma io... Il cane, dai, posso metterci il cane che vale per 10. Quanti anni hanno i tuoi figli? Hanno 8 e 10 anni. Come gliela stai spiegando questa situazione? Guarda, sai che loro sono stranamente bravi, nel senso che hanno capito subito, un po' sentendo, chiaramente abbiamo spiegato tutta la situazione, per la prima volta ho fatto anche vedere i telegiornali, insomma, che di solito cerco di evitare, ecco, però hanno capito l'importanza, anche perché avendo la nonna alla quale loro sono legatissimi, e quindi sanno, ecco, la nonna che deve stare a casa, che la possono vedere in videochiamata, o
così da lontano in giardino, ogni tanto andiamo a fare proprio a salutarla. E quindi loro hanno capito che Aspetta che non ti prende più il telefono. Ecco, hai capito. responsabilità da una chiamata in diretta. Abbiamo una chiamata in diretta. Ah, ok. E quindi niente, sono molto bravi. Poi sono presi con la scuola e sono tutti super tecnologici. Io sono imbranata in tutto e fai zoom alla piattaforma e quello e quell'altro. E qui giro come una pazza a cercare Quindi loro di aiutare. stanno facendo le lezioni online attraverso Sì, Zoom. fanno, mi sposto perché ho il sole in faccia. Stanno facendo sì tutte le lezioni online, per cui sono. Insomma, bravi, sono indaffarati, per fortuna devono fare i compiti, devono comunque impegnarsi, quindi insomma va. Senti, È dura però, dai, diciamo la verità, è dura. qual è stata la trasmissione che ti è rimasta nel cuore di quelle tantissime che hai fatto? Posso dire due? Sì, quante ne vuoi? L'Italia sul 2. Assolutamente sì, quella pomeridiana di su Rai 2, insomma, per 6 anni è quella che è stata un po' la mia, diciamo così, consacrazione, nel senso che avevo fatto per tanti anni l'inviata e quindi è stato un primo programma che ho fatto in studio, un programma poi cucito su di me, nato con me, insomma. E poi si è aggiunto anche Milo, però inizialmente ecco, era stato pensato. Così, e poi per fortuna con Milo abbiamo fatto una bella coppia, insomma, è durato 6 anni. Eravate una Cioè. bellissima coppia, 2000 infanti. Sì, è Molto vero. belli, belli E da vedere. poi un altro programma, beh, insomma, del serale, devo dire, con un tuo quasi omonimo con Gabriele Cirilli, Se sbagli ti mollo, che era una prima serata Ah, come no, molto me lo ricordo, me lo ricordo. divertente, no? Era molto divertente, molto Di gioco divertente. di coppie, insomma, era una. Così, insomma, una prima serata spensierata, ecco. Tu come stai, cosa stai facendo in questo momento così di, non diciamo di solitudine, però in cui tutti siamo reclusi? Qual è la tua maggiore attività? Ma guarda, io ho meno tempo di sempre perché ho tutti a casa e quindi Capirai. sono praticamente al servizio. Anche il marito che gira per casa tutto il giorno, che non è proprio una cosa, una passeggiata di salute, diciamo la verità. Come si chiama tuo marito? Gianluca, Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. non si Ma farà vedere mai. scusa, ma quindi tu stai lì a cucinare, a fa panzerotti, cose dalla mattina alla E sera? quindi sì, ho appena sfornato, come hai visto prima, la torta di mele che è perfetta, è venuta Me la benissimo, fai te lo vedere? Me la dico, fai te la vedere? faccio vedere. E te la faccio vedere. Perché prima quando l'ho Aspetta, chiamata stava ah, preparando la torta di mele, ci dico, è pensa a me. possibile? La E Monica poi ecco, Leofreddi? e i compiti e quello e quell'altro, e quindi in pratica è. Aspetta, guarda. Ma guarda che meraviglia! Ma dai, no, Bella, ma l'hai comprata, non è vero? Ma quelle fette eh? sono tutte perfette. Certo, sono uscita e sono andata a comprare. Buona, buona, veramente buona sembra. Senti. E quindi dai, ho pochissimo tempo. Adesso stavo dipingendo le grate delle finestre. Perché sono un po' un maschiaccio, sono una da ferramenta, come dico sempre, più che da gioielleria. Sei da brucola? Sei un. Sì, io sono proprio l'uomo di casa. Sì, mi piace fare tutte cose, ho ordinato tutte le pitture, ho detto va bene. L'anno scorso ho dipinto il salone e quest'anno, insomma, adesso invece le grate Che e meraviglia, tutto. che meraviglia. Vorrei tanto vederti, una star come te della televisione che sta a casa a brucolare, a fare. Sì. Senti, Sì. hai letto questa. Ho visto una cosa sulla rete, sai, noi siamo sempre in rete oramai, anche con questa trasmissione, che parlava di, sai, il panariello, quello che si cala a Napoli, no? C'era un messaggio. Chi può, metta, chi non può, prenda. Ma non è una cosa meravigliosa? Meravigliosa. Ma guarda, io nella tragedia di tutto quello che sta accadendo, quanto sono cambiati. Proprio ieri facevo un discorso ai miei figli e dicevo: avete visto voi che avete gli idoli, giustamente, i calciatori, tutto un po' effimero, no? Quello a cui sono abituati. Tutti i nostri eroi moderni sono i medici, sono gli scienziati, sono i ricercatori, cioè sono quelli che poi alla fine prendono 1200-1300 euro al mese. E questo, diciamo, è anche questo sapere che
avere la consapevolezza che molti di noi sono fortunati e molti di noi invece sono anche molto sfortunati, stiamo vivendo un momento difficile, però la mobilitazione è sempre grandiosa degli italiani, perché io credo che quello che si sta raccogliendo, anche sono sicura che a donare poi sono quelli che hanno di meno, come sempre, no? Come a parte sempre. Quelli che poi per andare sui giornali fanno queste donazioni, sì, di però... fatto. Io sono sicura che quelli che sanno poi alla fine dividere e compartire proprio di più sono le persone che hanno meno. Io ti ringrazio tanto. Tu hai mai lavorato con Massimo Cinque? Ma come no? Ma, che, certo. Ma che lo conosci? Ma un pochetto, tipo guarda, da una ventina d'anni allora, minimo. Sai che faccio adesso? Allora, mo sai che faccio io? Adesso lo chiamo e facciamo... Aspetta, adesso vediamo se 5 risponde, vediamo se riusciamo a parlarci. Se lui ti risponde, parlate un attimo, vi salutate. Massimo! Aspetta, devo ancora rispondere. Ma vedo una mano, così. La mano è la sua foto, è la sua foto. Non ha ancora preso forma. Non ha preso ancora, Massimo 5 non ha ancora preso forma. No, mi piaceva. Non ci risponde. Non ci risponde, è proprio una sola. Allora, Massimo 5 squilli, poi attacco. Massimo 5 squilli. Era una battuta, ho fatto la battuta. Niente, non risponde. Era un'occasione bellissima per farvi parlare insieme. Ieri l'abbiamo fatta, invece questa volta non ha... Eccolo. Massimo, no, Massimo... Scusa, ma guarda tu che tipo, ma si chiude il telefono in faccia a una signora? Io non lo so, tu che sei? Ma quando ci hai lavorato con lui? Ma senti, ma che ne so, nella notte dei tempi, secondo me, perché... Ma non era neanche 5, lui era 4. Quattro, eccolo! Ma che ne so, nella notte dei tempi. Niente, va bene. Niente, ricade la linea, ricade... non ce la fa, non regge. Non regge, non regge. Ti ringrazio tanto. Un bacio, grazie, grazie tante Monica, grazie. Ciao, un bacio a te. Salutami tutta la tua famiglia meravigliosa. Grazie, grazie, un abbraccio grande. Complimenti per questa casa fitissima, bravo. Grazie, grazie tante, grazie. Ciao. Un bacio. Ciao. Vedi che anche Monica, che è una donna di televisione, ci ha fatto i complimenti per la nostra trasmissione. Allora, abbiamo saputo che stanno girando in rete dei video molto divertenti. Quando arriverà il momento... che il Presidente del Consiglio dirà: signori, potete uscire. La quarantena è finita, potete uscire. Tutti in moto subito. Questa mi fa molto ridere. Poi ci sono delle persone che vivono da sole, no? Quante ce ne sono? Io ho conosciuto una ragazza che in questo momento sta vivendo da sola. Questo è brevissimo. Molto breve, è una cosa brevissima. Dove lei ha risolto il problema... dell'essere da sola. Dell'essere, della solitudine, in questo modo. Mi fa molto ridere questa cosa. È arrivato l'angolo della musica, diciamo della scuola, dove si insegna qualcosa, dove si riesce a imparare attraverso dei grandi protagonisti. Abbiamo avuto Nello Salsa, ricordiamo Ricky Portera con la chitarra, Nello Salsa con la sua tromba da Oscar. Oggi ci colleghiamo con un bravissimo trombonista. Il trombone è uno strumento molto importante. E adesso dice: che facciamo? Madonna, e adesso lo chiamiamo. Si chiama Ambrogio Frigerio. Ambrogio Frigerio è un grandissimo trombonista. Il trombone è uno strumento, come vi dicevo prima, molto 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 bello, che in orchestra specialmente. Casa Frigerio? Sempre pronto. Ma cosa hai di sottofondo? Sento una voce. Chi è? Una tua amante? Una tua... No, sto guardando la trasmissione. Ah, solo che la trasmissione su YouTube arriva un po' in ritardo. Quindi mi devi rispondere dal telefono. Benvenuto in casa Marcello. Grazie, benvenuto a te in casa mia. Senti, ma quello cos'è? Il tuo studiolo dove tu passi le notti a comporre con il tuo trombone? A culisse? Anche le mattine. Anche le mattine? Ma con il trombone come a culisse? Dopo ti spiego tutto. Aspetta, sento che rientra la mia voce dal computer. Dal computer di YouTube, ecco, la dovresti abbassare.
Ecco Ambrogio, tu da quanti anni hai cominciato a suonare il trombone, a studiarlo? Aspetta un secondo, che faccio così. Ecco, esatto, sì, perché se no, ecco. Da quanti anni hai cominciato a studiare il trombone? Ma guarda, io ho iniziato per scherzo, praticamente trascinato dai miei amici delle scuole elementari a 10 anni. A 10 anni nella banda del paese. Io in realtà volevo suonare la tromba, solo che sono arrivato in banda e sai, non avevano più i metodi per il solfeggio in chiave di violino, e per cui mi hanno dato questo metodo in chiave di basso. Io non sapevo nemmeno cosa fosse. Poi alla fine, oh, inizia a studiare questo, non ti preoccupare, poi dopo la tromba la prenderemo, la vedremo, va bene, va bene. Alla fine mi hanno messo in mano questo bombardino. Ah, il bombardino! Il bombardino, ricordiamo, lo strumentone, quello così, che c'ha, non c'ha la culissa, ma c'ha i pistoni. No, c'è i pistoni, c'è i pistoni. Per cui alla fine ho iniziato a suonare quello in banda, da piccolino, si vedeva lo strumento e non mi si vedeva a me perché era più basso. E alla fine, sai, arrivi a terza media, che fai, cosa non fai, perché non vai a fare il conservatorio? Sono andato a Milano, ho fatto l'esame d'ammissione al conservatorio, su 20 ci hanno preso me e un altro, e da lì io volevo suonare il bombardino, volevo studiare il bombardino in conservatorio. E invece, sì, euphonium si chiama. E alla fine, qual è lo strumento che si avvicina di più? Il trombone, e basta, ho preso il trombone e ciao. A chi ti sei ispirato? Ci sono dei grandi musicisti, no, che hanno avuto anche delle grandi orchestre, no? Bah, sì, come no, da Tommy Dorsey a Glenn Miller a tutti i grandi trombonisti che poi sono diventati dei grandi direttori d'orchestra, perché una volta negli anni 40-50 le orchestre, le cosiddette big band, erano le orchestre da ballo, perché la gente andava a ballare sullo swing. Senti, tu hai avuto nella tua carriera la prima collaborazione importante, con chi l'hai avuta? Ma guarda, io ho iniziato a suonare, cioè vengo da degli studi classici, perché il mio maestro ha fatto 40 anni il primo trombone alla Scala di Milano e insegnava al conservatorio, e per cui era molto fissato, guai, non si può suonare jazz, non si può suonare musica leggera, voi dovete suonare solamente classica, Per cui ho iniziato a suonare nelle orchestre, nei pomeriggi musicali di Milano, nell'orchestra della RAI, sai, i famosi contratti a tempo una volta diplomato. Però già da prima io, diciamo che sgusciavo un po', perché ci venivano a cercare in conservatorio una volta, perché i tromboni non ce n'erano, certo, non era uno strumento facile. Ho iniziato a suonare, guarda, addirittura con Tullio, che penso che manco si ricordi. Tullio De Biscopo? In una scuola a Milano, e io da ragazzino piccolino vedevo Tullio come fosse un dio in terra. E per cui lui aveva una big band di allievi e ho fatto un po' di serate insieme a Tullio. Poi, poi con chi? Credo ancora? Che manco si ricordi. Guarda, sinceramente, il mio pigmalione è una persona che tu conosci molto bene, che si chiama Devo Morselli. Grandissimo uomo e grandissimo trombettista. Grandissimo uomo e grandissimo trombettista. All'epoca, nei primi anni 90, io suonavo in un gruppo di Milano che si chiamava, perché non c'è più purtroppo, Rosso Maltese. Il chitarrista e autore di questo gruppo era quello che ora è Pacifico. Ah, come no? Certo. Luigi detto Gino De Crescenzo. E praticamente stavamo registrando il nostro primo album e Demo, visto che era amico dei produttori di Tony Bowers e di Vittorio Cosma, che erano i produttori del nostro disco, Demo venne a fare un assolo di tromba su un pezzo vagamente salsa su questo disco e mi sentì suonare. Domani cosa fai? Il giorno dopo. Aspetta, che tu fai l'imitazione di Demo, che meravigliosa. Quindi, come ti ha detto? Domani cosa fai? Ho detto, ma veramente Demo, sono niente, sono libero. Allora vieni con me. Da lì dopo siamo andati a registrare un balletto per la Fenice di Venezia composto da Ludovico Einaudi. Pensa che meraviglia, capito? Per cui abbiamo fatto un tour molto classico, un tour di registrazione con lui alla tromba, io al trombone, e da lì praticamente non ci siamo più lasciati, nonostante tu abbia anche avuto altre collaborazioni anche con Baglioni, no? Sì, ho fatto la tournée di Baglioni, l'ultimo Capitani Coraggiosi con Baglioni e Morandi, devo dire bellissima esperienza,
anche se noi ne abbiamo pagato le conseguenze, perché tu andavi a suonare con Baglioni e non venivi da noi. No, però noi eravamo molto felici che tu facessi quell'esperienza. Senti, ma il trombone è uno strumento solitario? Cioè tu riesci a suonarlo anche a casa da solo? Solitario, guarda, io casualmente così. Hai un trombone da quelle parti? A culis? A culis? Beh, culis, perché o a tiro o slide, come dicono in inglese, perché questa, aspetta, se vediamo un po' se riesco a inquadrartelo bene, questa è la culis, perché tirala giù, tirala giù. Vedi? Non dire scivolare. Tu praticamente in base allo scivolamento ande rianda determini le note. Se è rotto, basta, non so. Dico, determini le note in base anche, in base alla culisse che si abbassa e si alza. In base alla culisse che si abbassa e in base al labbro. Certo. Al labbro, come tu poni il famoso buzzing, la famosa pernacchia. Perché se io faccio. Tu mi vuoi dire che il suono del trombone e della tromba nasce da una pernacchia? Esattamente. Adesso non fare battute. No. Questa cosa. È una cosa che io sapevo, però mi fa molto ridere. Il fatto che uno per suonare la tromba, il trombone deve fare una pernacchia. È per quello che se io emetto un suono col trombone ho un tipo di suono, se lo emetti tu hai un altro tipo di suono, perché il tuo corpo fa da cassa armonica. Cioè, ognuno ha la sua pernacchia. C'è un'altra pernacchia, esatto. È un altro tipo di pernacchia. È un altro tipo, e quindi un altro tipo di cassa armonica, esce un'altra sonorità. Esattamente, esattamente. Ma la le prime avvisaglie del trombone si hanno nel 1700, più o meno con Monteverdi a livello classico, e dopo da lì ha preso il via, insomma, in tutte le orchestre, sia moderne che classiche, insomma. Senti, ma qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua carriera con il trombone? Mazza, che domanda! La faccio a tutti, apposta. La cosa più difficile, guarda, ho fatto un concerto di musica contemporanea diretto da Donatoni, che purtroppo non c'è più, e c'erano delle cose che andavano molto al di fuori delle possibilità. Immagino. Veramente, per cui... Sai la bellezza di quelle cose qual è? Che ognuno, praticamente io, non è che tu stai facendo solo il mio, quindi io so le note. In quel caso, se tu sbagli, non se ne accorge nessuno. L'hai detto tu, non l'ho detto io, per cui alla fine però è vai in cuffa, come si dice, per cui è vero. Infatti, mi ricordo che a un certo punto gli feci sentire una parte che non era assolutamente quello che c'era scritto. Lui mi disse, perfetto, va bene così. Per cui penso che manco nemmeno... No, ma neanche lui, certo. Ma ci sono un sacco di film che poi prendono a prestito questa cosa. Senti, mi fai sentire una parte, perché diciamo che il trombone può essere sia, come dire, utilizzato per la musica classica, per la musica pop, per la musica jazz, per gli standard. Mi fai i tre tipi di suono che si hanno in tre mood diversi di musica? Allora, guarda, tipo... Che bravo che sei! Che bravo che sei! No, ma anche perché, molte, come dicevamo anche con Nello Salsa, cioè fare gli esercizi, fare i numeri, è anche più facile di fare poche note che prendono al cuore, no? Sì, certo, decisamente. È molto facile fare la tecnica, però l'espressività poi alla fine è quello che conta. Senti, aspetta, c'era una cosa che non mi ricordo più, che col trombone, perché il trombone c'ha anche un suono molto simpatico, che riesce a imitare, per esempio, il suono del cavallo? Questo invece è l'elefante. Idea di fare il barrito e il... No, tu non è vero, tu sei un grandissimo musicista. Io sono molto, molto contento che, insomma, quando possiamo, anzi quasi sempre, noi suoniamo insieme.
perché tu fai parte, ecco perché ho voluto che tu facessi parte della nostra trasmissione, perché tu fai parte di quei grandi musicisti che non si prendono sul serio, che io adoro. Assolutamente mai. Perché prendersi molto sul serio nella musica non fa bene alla musica. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Deve essere gioia. Se tu esprimi gioia mentre suoni, mentre fai quello che si può definire il tuo lavoro, che noi abbiamo la fortuna di fare quello che ci piace, per cui è già una cosa fantastica, alla fine se tu esprimi gioia il pubblico lo recepisce. Infatti chi ha potuto vedere una nostra serata sa bene di cosa parliamo. Sa bene di cosa. Senti, ma tu hai anche lì un bombardino? Un bombardino a pistone? Guarda, c'è un simil bombardino, guarda, aspetta che... Il bombardino mi piace. Eccolo qua. Questo è... Ah, ecco, vedi com'è? Un trombone da parata si chiama, un marching trombone. E dove si usava questo trombone? Chiaramente per gioco. Dove si usava? Nelle parate? Viene usato nelle marching band americane. Vedi, hai i pistoni, cioè i tasti con la tromba. Esatto. E il suono è simile a quello del trombone. Beh, è un suono fantastico. Grazie, grazie Ambrogio. Ti ringrazio molto. Grazie a te, è stato un piacere. Come si dice in questi casi, grazie della testimonianza. Oh, guarda che poi ti potrei vedere in replica domani a mezzogiorno. Quindi io sto dicendo domani a mezzogiorno, ma in effetti mentre io dico domani a mezzogiorno è adesso. Ok, quindi domani è adesso, quindi salutiamo tutti gli spettatori di domani a mezzogiorno e gli spettatori di adesso. Ok, grazie, ciao, arrivederci. Ciao. Grazie Marco. Grazie, grazie, grazie. Bene, e noi ce lo possiamo permettere, possiamo permetterci il lusso di parlare di musica, di parlare di culisse, di parlare di pistoni. È vero, Alberto? Sei d'accordo? Sì, 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 è vero, è vero. Però scopriamo anche delle persone in gamba, dei musicisti che spesso, Marcello, consentimi, lavorano nell'ombra, no? Sì, vero. Della grande musica italiana internazionale, però senza i quali, senza di loro, nulla sarebbe possibile. Bravo, hai detto una cosa verissima e giustissima, e a noi piace, a me piace, e continueremo a chiamarli, a farli diventare protagonisti della nostra trasmissione, i musicisti, perché la musica senza i musicisti non ha senso di esistere. Cambiamo pagina, io volevo cantare una canzone, non so se la canto adesso o dopo, tu che dici? La canto dopo? Come vuoi, adesso noi avremo una pagina, diciamo, istituzionale, un'amica che è già stata con noi, una psicologa importante, che ci deve parlare anche di un argomento, diciamo, spinoso, perché è legato anche alla situazione in cui ci troviamo in questo momento. E allora facciamo così, sì. Chiamiamola, poi finiamo. Tutta la musica che vuoi. No, una canzone faccio, no, figurati. Solo una? Sì, no, una canzone. Allora chiamo Sara Savoca. Penso che lei si collegherà per storto, cioè per orizzontale. Vediamo se per orizzontale o per verticale. Verticale? No, orizzontale. Orizzontale. Buonasera. Ciao Marcello, buongiorno, buonasera, buonasera anche a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera Sara. Come stai? Sei sempre... Bene, grazie. Io, ci siamo lasciati che ci davamo del tu, quindi io continuo a darti del tu. Benissimo, sì. Per favore, sì. Allora, Sara... Di che cosa vogliamo parlare oggi? Del rapporto psicoterapeutico mediato dal computer? Esatto, oggi è un tema delicatissimo e mi ritrovo molto nelle parole della signora Leofreddi, per cui ci sono i suoi figli super tecnologici e lei è una frana. Ecco, io sono nella medesima situazione, però anche noi psicoterapeuti ci stiamo confrontando con la tecnologia per poter proseguire i nostri percorsi. Io lavoro principalmente con bambini e ragazzi, quindi loro sono stratosferici, esperti, contenti, dinamici, si muovono sul web con estrema rapidità e quindi è importante, soprattutto in questa situazione così
di fragilità e di angoscia, trovare un modo, un sistema per poter proseguire le terapie. Io devo dire che sono stata molto fortunata, lavorando con ragazzi e bambini ho il loro appoggio, il loro sostegno e quindi mi insegnano anche come potersi interfacciare in un ambiente sereno. Una cosa importantissima che accenno un pochino è il sostegno da parte delle famiglie, per cui ho accanto, di fronte, dei genitori che aiutano bambini e ragazzi a crearsi uno spazio di intimità protetto, perché adesso appunto siamo tutti in casa, siamo in tanti, e come si fa a poter parlare di argomenti intimi con il genitore, il fratello nella stanza accanto? Ecco, un trucchetto, per esempio, che posso proporre a chi fosse interessato è quello di sfruttare la macchina. Ovvero andare in macchina? Ti Esattamente, esattamente. ricordi Questa antichi? Dei ricordi antichi? è un'idea venuta soprattutto agli adulti, ma devo dire che anche i ragazzi la sfruttano con entusiasmo. Ci può essere la difficoltà nell'essere ascoltati, per cui di aprirsi. E ecco, molti ragazzi e molti adulti si recano in macchina per poter parlare con il proprio terapeuta. E questa ci hai dato un bellissimo consiglio. Diventa un ulteriore ambiente di casa, insomma. Certo. Esattamente, esattamente. Diciamo che Dottoressa, mi consenta una domanda, questo che se lei noi sente, questa voce di Alberto abbiamo Trabucco. fatto una chiacchierata ieri riguardo a questo argomento. Lei mi accennava, oltre a queste difficoltà tecniche, che comunque con un'equipe, col gruppo con cui lei sta lavorando, state formulando anche dei nuovi sistemi di comunicazione per poter portare avanti il lavoro. Sarebbero Assolutamente sì, diciamo che c'è un confronto costante con amici e colleghi, e ci interroghiamo quotidianamente su come poter portare avanti le terapie, per cui va bene la telefonata o la conferenza tramite Skype, ogni strumento si adatta al bambino, all'adulto, all'adolescente, che tipo di problematiche si sollevano, tra l'altro si entra in casa adesso dei pazienti. Non sempre è semplice gestire i movimenti, i rumori, però tutto ciò si può sfruttare. Quindi attualmente i bambini portano il terapeuta in casa e comunicano in modo alternativo i loro pensieri, le loro angosce, le loro paure, ma anche le loro risorse, le loro qualità e ti mostrano il mondo interno con canali alternativi, attraverso canali alternativi. ti voglio chiedere una cosa, tu credi più nel rapporto terapeutico one to one o nelle terapie di gruppo? Ah, caspita, no, diciamo che sono due cose molto differenti. Mi sono trovata nell'una e nell'altra situazione, sia da paziente che da terapeuta, per cui c'è una risonanza differente all'interno di un gruppo. Circolano delle energie anche molto più pregne, più cariche, però sono due situazioni differenti, che promuovono il benessere attraverso canali alternativi. Io ti ringrazio molto, Sara, è sempre un piacere sentirti e ascoltare i tuoi consigli. Noi ci sentiremo prossimamente. Volentieri, molto volentieri. Magari potremmo individuare anche qualche tema più specifico, se c'è qualche domanda anche degli ascoltatori a cui poter Bene, rispondere. perfetto. Allora lanceremo la cosa attraverso la nostra pagina Facebook e poi ti porremo, insomma, le domande che i nostri ascoltatori scrivono. Va bene? Grazie. Ma tu sei mamma o sei figlia o sei tutte e due? Sono mamma e figlia. Sei mamma di? Romeo, un cucciolino di 4 mesi. Grazie Che salutiamo. Un bacio Romeo, un bacio a Sara. Grazie, alla prossima. mille a Ciao, voi e buona serata a ciao, tutti. grazie, Arrivederci, a grazie. presto. E insomma, abbiamo fatto anche questo. Io volevo a questo punto cantarvi una canzone in chiusura. Ah, prima di cantarvi la canzone, però,
volevo leggere qualcosa dei nostri fan, perché oggi l'abbiamo, come ieri, d'altronde un po' abbandonati. Bellissimo questo scritto, dice Angela, Anna Aquilone, bravo Mauro, parlavano della... Sono tornato un po' indietro, eh? Bravo Mauro, bravissimo Massimo, complimenti. Monica dice, Carlo, l'ho conosciuto ai tempi di GBR. Marcello, puoi dare un saluto da parte mia, Monica, ecco, te lo salutate. Mier Faring, non so chi sia. Basti Frau, ciao Marci, Cavallomania, il bello della diretta, va bene. Insomma, tantissimi, tantissimi messaggi. Angela scrive ed è un lusso bellissimo parlare di musica così. Angelo Paciotti dice questa dottoressa è veramente molto brava. Irma Di Benedetto dice sei bravissima, ma io non ho capito, ma l'Irma Di Benedetto sei quella Irma che suona la fisarmonica? Perché io conosco una Irma che suona la fisarmonica. Se sei tu, batti un colpo e mi piacerebbe averti ospite in trasmissione perché è una bravissima fisarmonicista. La fisarmonica è uno strumento che ancora non abbiamo toccato. Allora vado alla chitarra. È una canzone scritta da Sergio Endrigo, che il tema importante perché parla come se fosse stata scritta adesso, no? Quello che ci stiamo chiedendo tutti adesso, se i ragazzi si unissero, cosa il mondo cosa sarebbe, no? In fondo se lo sono chiesti moltissimi affacciandosi con i flash mob alle proprie finestre, ai propri balconi. Se tutte le ragazze del mondo, si dessero la mano, e allora si farebbe un giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutti i ragazzi del mondo, volessero una volta diventare marinai, e allora si farebbe un grande ponte con tante barche intorno al mare. E se tutta la gente si desse una mano, se il mondo veramente si desse una mano, e allora ci sarebbe un girotondo intorno al mondo. E se tutte le ragazze del mondo, si dessero la mano, allora ci sarebbe un girotondo intorno al mondo. E se tutta la gente si desse la mano, se il mondo veramente si desse una mano, e allora ci sarebbe un girotondo intorno al mondo. Che è stato un grandissimo cantante, un usignolo che ha scritto delle canzoni anche molto, molto intense, poi rifatte, ricantate anche da Roberto Carlos, insomma una eccellenza nostra italiana. Abbiamo finito, abbiamo concluso, e prima di concludere vi voglio leggere un pensiero del nostro Alberto Trabucco. Penso che questi pensieri li raccoglieremo e diventeranno, insieme al libro di Massimo Cinque, il libro dei pensieri di Trabucco, di Alberto Trabucco. Mi voglio mettere un po' di musica. La pandemia non fermerà la vita. È l'augurio che noi di Casa Marcello facciamo a tutti i nostri ascoltatori.
Siamo onorati di essere strumento di serenità, siamo onorati di alleviare la sofferenza della clausura, siamo onorati di avere un pubblico come voi. La forza dell'anima è il primo strumento che ognuno di noi ha a disposizione. Contare su se stesso per ridare un mondo migliore ai nostri figli. È una responsabilità che noi abbiamo deciso di prendere, perché quando tutto sarà finito, e finirà, ne siamo certi, dopo dovremo ricostruire tutto quello che è andato perduto. Non ci interessa sapere oggi chi sono, sempre se ci siano chi sono i responsabili del disastro, ma ci interessa sapere che quando usciremo dalle nostre case ci saranno altre persone che come noi avranno la voglia e la capacità di rimettere in moto il nostro paese e la nostra esistenza. Andrà tutto bene. L'hashtag andrà tutto bene significa che dobbiamo essere fiduciosi, che tutto si risolverà presto, che tutto sarà più bello e più ricco di prima. Bravo, bravo Alberto, bellissimo quello che hai scritto, bellissimo. E io vi voglio chiedere se oggi è stata una magnifica serata. È stata una magnifica serata? È stata una magnifica serata. Beh, se lo dici tu, se lo dici tu, caro Charles, io sono convinto che è stata una magnifica serata. Abbiamo finito, abbiamo concluso, ringrazio gli amici di Telemia, ringrazio gli amici di Teleuniverso e gli amici della nostra casa Marcello YouTube. Ci vediamo domani. Domani sarà sicuramente un altro giorno. Ciao.